Ciao bambini! Ma ciao! Ciao bambini! Sono Capitano Universo! Sì! Mi sto forse divertendo troppo con questa cosa del costume verde. Ma quanto è fico! Quanto è fico! Quanto è bella questa cosa! Rende i miei video improvvisamente più divertenti ed è cascata la maglietta, perché è proprio di questa che parliamo oggi! Di questa! Capitano Universo oggi vi porterà a parlare della maglietta del Malawi, che, oddio, questo è verde, allora sarà in chroma key, sarà un macello. Facciamovela vedere un po' più da vicino. La vedete bene, bambini? Bene, bene, bene. Perché oggi parliamo di questa cosa qui. Capitano Universo vi porterà in un mondo magico chiamato Africa. Come sapete, forse ancora in questo momento, perché non so quando uscirà questo video, Sabrina e Sasha sono nel Malawi, paese africano dove vive la bambina che loro hanno adottato a distanza, di nome Dorothy, e che sono andati a trovare. Ma avranno pensato, ma non possiamo andare lì a mani vuote, no? Oltre a portarci tanti deliziosi doni e bei regali, hanno pensato, proprio come penserebbe Capitano Universo, ovvero me, anche no, portiamo 700 magliette. Perché no, giusto? Il fatto è molto semplice, non potevano portare una maglietta a Dorothy, far vedere all'intera scuola: ehi, questa è una bambina speciale, grazie a noi. No, per essere corretti sarebbe stato appunto meglio regalarla a tutti. E Sabrina non ci ha pensato due volte, ha detto: beh, regaliamola a tutti. 700 magliette in tre valigie sono entrate, c'ero anche io quando sono arrivate, le hanno ficcate nelle valigie. E perché cade sempre questa maglietta? 700 magliette così bellissime, Capitan Universo in the house. Ok, basta, basta la gag del Capitan Universo. E quindi, proprio come ormai tutti i lavori di Sabrina, modestamente me ne sono occupato io, ormai il principale responsabile del merchandising della Sabri, o la Sabri Gamer su Instagram, pensate un po' voi. Nonché modestamente suo pupillo. Oddio, suo pupillo, dicevo. Non ho fatto la gag con le bottiglie. Beh, io direi, vediamo un po' di disegno nel frattempo, un po' di schizzo con musichetta, e poi facciamo una bella gag di Capitan Universo con le bottiglie. Mi sembra una cosa molto intelligente da fare su YouTube Italia per speziare un pochino la scena, così da mantenere la vostra attenzione e non farvi skippare il video, perché lo so che lo fate, bambini. State attenti. Basta! Bentornati bambini, con Capitan Universo qui, Capitan Peuniverso, che ora vi dirà e vi racconterà qualcosa di magico a proposito di questo disegno. Perché come sapete molti di voi, se mi seguite almeno da uno o due mesi, io sono in perenne crisi artistica da questo periodo all'incirca, soprattutto con il colore, che però finalmente inizia ad evolversi, finalmente inizia a vedere un po' di progresso, di sviluppo, di evoluzione appunto. E in questa maglietta si vede molto bene, un vero peccato che non possa poi essere venduta, perché essendo stata fatta per Save the Children, quindi da regalare a tutti i bambini del Malawi, non può essere usata ovviamente a scopo di lucro. Quindi è super, come dire, un'edizione speciale e oltremodo limitata, al regalo per i bambini del Malawi e basta. Quindi mi dispiace, ma voi non potrete avercela, a meno che non andiate improvvisamente a vivere in Malawi, aspettare Sabrina che ve le regala e poi tornate in Italia. Ma penso che sia un po' eccessiva come cosa, un po' estrema se così vogliamo dire. Detto questo, torniamo al colore, che finalmente inizia a trovare un po' di gioia, un po' di felicità, inizia a darmi qualche soddisfazione, e qui mi sono divertito non poco con il colore. Prima ci vediamo un pezzo di inchiostrazione che ho appunto inchiostrato con tratto marrone sul rosso, quasi non nero bambini, perché quello è, come dire, una scelta artistica alquanto carina che ho visto fare ad altri artisti, e dà più spazio al colore poi quando appunto colorerai. Andiamo a vedere.
Capitan Universo, Capitan Universo, yeah yeah yeah. Capitan Universo, Capitan Universo, yeah yeah yeah. Bentornati con Capitan Universo dall'inchiostrazione. Spero che vi siate divertiti a vedere dei tratti che si creano in pochissimo tempo. Forse secondo me almeno è la parte sempre un po' più noiosa, ma fino a un certo punto dipende da quanto si discosta dallo schizzo, che però già era abbastanza definito se non sbaglio. Come avrete visto sono ancora in fissa con i capelli che sembrino un po' nastri di carta. Mi piace che abbiano questa forma appunto tipo stoffa, tipo un nastrino che poi fa il girello alla fine. Sono molto in fissa con quei capelli, lo avrete notato anche dal supatuba. Ma detto questo, senza perdere tantissimo altro tempo, io direi andiamo a vedere anche la colorazione, che è la parte che più mi è piaciuta fare, tant'è che ci ho messo davvero parecchio a farla e l'ho fatta tra l'altro in locazioni ben diverse, perché l'ho iniziata qua, poi l'ho continuata a casa, l'ho finita a casa di Sabrina a Milano, un po' sul treno anche, quindi un po' dappertutto ho lavorato questo disegno. E ripeto, un vero peccato che non possa essere dato a tutto il mondo, visto che fino adesso è uno dei disegni secondo me più belli che ho fatto per Sabrina. Detto questo, iniziamo il colore. Capitan Universo, Capitan Universo, Capitan Universo, Capitano Universo, via! Bentornati bambini con Capitan Universo, che sarei io. E Capitan Universo ora vi dice: bene, avete finito di vedere la colorazione a quanto epocale. Conseguentemente io direi che Capitan Universo vi può anche lasciare andare, facendovi vedere il disegno finale che scorre e fa cose con la musica, a ritmo di musica, perché no? Ma come al solito, da bravo Capitan Universo, vi devo chiedere di mostrare tanto amore. Amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su se questo video vi è piaciuto, se questo disegno vi è piaciuto, soprattutto se la gag di Capitan Universo vi è piaciuta, perché prossimo episodio potrebbe essere Capitan Pavimento, oppure potrebbe essere Capitan Piscina, potrei essere qualunque cosa grazie alla mia tuta magica. La cosa più importante è che stiamo per raggiungere i 100.000, quindi mi raccomando, suggerite a tutti gli amici che avete, a vostra nonna, al vostro cane, al vostro gatto, ehi, iscriviti al canale di Peo, perché quando arriva a 100.000 farà la sua prima maglia fatta per bene, la sua, non quella di altri, ok? E sinceramente non vedo l'ora, perché la faremo fighissima proprio! Ma come sempre, almeno non ti scordare che hai appena visto chi hai visto? Chi? Electric Pro! Ma che stiamo scherzando? Avete appena visto? Capitan Universo! Oh.